Mister, facciamo un bilancio di queste due partite. Partiamo dalla fase difensiva che ha funzionato molto bene al di là dei due gol presi contro il Fréjus. Sì, abbiamo lavorato bene, a mio avviso, sia sulla fase difensiva che quella offensiva. Oggi, anche se dopo 70 minuti eravamo cavati come la scorsa settimana, perché comunque era inevitabile visto che anche loro sono partiti molto prima di noi, visto che giocano già, se non erro, tra 10 giorni, però la squadra ha tenuto, ha giocato il primo tempo, abbiamo fatto 2 gol su situazioni provate e poi non abbiamo subito gol anche in un momento di difficoltà fisica, e penso che questo sia molto importante. Impressiona come il Livorno riesca ad andare a segno nonostante non crei una mole di occasioni così cospicua? Ma io penso che la scorsa settimana abbiamo creato, abbiamo lo scout gara dove abbiamo creato 8 palle gol, oggi ne abbiamo create 4 e ne abbiamo finalizzate 2. C'è da dire anche che abbiamo giocato senza un attaccante di ruolo come Dionisi, e comunque la squadra ha tenuto, ha giocato. La scorsa settimana abbiamo creato tanto, abbiamo pareggiato 2-2, oggi abbiamo creato di meno e abbiamo vinto 2-0. Si può già dire a quale traguardo può ambire questo Livorno? Ma in questo momento qui è quello che ha detto la società in partenza, il nostro anche il direttore sportivo, quello di una salvezza tranquilla. Cioè è normale che ci sono tantissimi ragazzi in rosa, va costruita, e qualcuno deve anche arrivare, però il mercato è aperto fino al 30, adesso vediamo. L'importante, devo dire, che i ragazzi hanno fatto un grandissimo ritiro, sono stati sempre applicati e concentrati, e questo è molto importante. Ecco, veniamo proprio a un giudizio sul ritiro, come è andato il gruppo e come è andata soprattutto la location, che era abbastanza inedita. Ma devo dire, c'è stata grandissima disponibilità da parte di tutti, si è lavorato bene, ci hanno messo nelle condizioni ideali per fare un ottimo ritiro, abbiamo lavorato con serenità, devo dire che è il posto ideale per lavorare. Il ritiro è andato bene, ripeto, i ragazzi hanno lavorato sempre bene, e questo è stato importante, perché comunque anche in un momento dove faceva tanto caldo non hanno mai mollato. Io sono molto contento, ripeto, del gruppo dove ha lavorato, anche se sappiamo benissimo che in organico ci vogliono qualche rinforzo per migliorare questa squadra. Ultima domanda, a che punto siamo nella costruzione del Livorno che vorrebbe poi vedere in campionato? È normale, manca qualcosa, il mercato chiude al 30, e comunque ci siamo confrontati con la società, sappiamo benissimo dov'è che bisogna migliorarci, e sicuramente qualcosa faremo per migliorare un gruppo, anche perché in questo tantissimi giovani che vengono dalla primavera, e sicuramente questo gruppo va migliorato sotto tanti aspetti.